Eccoci di nuovo a noi. Questa sera utilizzeremo i tarocchi degli gnomi e cerchiamo di non fare troppa ombra, vediamo se riesco, magari in questo modo. Sì, perfetto. Allora, rumori da fuori, tanti bambini qui nel cortile giocano, sono molto contenti, meglio così. Vediamo che cosa ci racconteranno questa sera. Vediamo le carte un pochino appiccicose, al tipo di plastificazione. Tentiamo di selezionarne 12. Ah, c'è il compleanno, che carini! Luciana. Comunque si chiami Luciana, auguri di buon compleanno. E la stesura di questa sera la dedichiamo a lei, alla signora Luciana, ma vale per chiunque voglia ascoltarla, per chi sente di risuonare con ciò che verrà fuori, ha validità da quando l'ascoltate, quindi oggi, tra un mese, un anno, 10 anni, chi lo sa, saremo ancora qui a parlare tramite il canale. Allora, la nostra papessa. Che sghignazza, cosa avrà da ridere? Come se avesse appena letto una barzelletta. Quindi magari poi scopriamo dopo tanto tempo che quell'aria seriosa che la papessa aveva con le leggi in mano, qui abbiamo anche la colonna sonora, in realtà nascondeva una persona che si stava divertendo tantissimo e che stava appunto leggendo qualcosa di molto leggero, di molto così da prendere. Superficialmente, non avevamo libri di teorie astruse o difficili da mettere in pratica, anzi, forse non stavamo pensando proprio a nulla. Un attimo di relax e alla fine ve lo mostra. Hai giudicato dall'apparenza perché vedevi il dorso del libro. In realtà mi stavo divertendo tanto. Vediamo un pochino dove va questa papessa che si sta divertendo tanto, mentre Tarocchi Viaggio Alchemico lo ammette, fa un po' fatica a parlare con questi rumori. Allora, collaborazione, sentimenti, amicizia, affinità, matrimonio inteso come complicità, un'energia gioviale, una persona socievole, desiderio di poter condividere con gli altri e desiderio di stare in mezzo agli altri, sicuramente. Quindi la nostra papessa Luciana, che oggi fa il compleanno con i suoi amichetti che stanno brindando il suo compleanno, in realtà è una persona molto divertente, che ama anche divertirsi, sì, diciamo di sì. Purtroppo la tradisce l'aspetto con cui l'hanno disegnata, di antipatica papessa che sta lì e che ha fatto voto di castità alla vita. Invece no, carta del giudizio. È stato un appello invano, è stato un suonare senza avere risposta, è stata la speranza di trovare qualcuno, al di là di quelle pietre, di quelle tombe, di quelle bare. È stato l'auspicio di sentire tornare indietro una eco, una voce umana da quello che potrebbe essere solo un corpo. Qui abbiamo solo la materialità, d'altronde nel cimitero si lascia il corpo. Mentre l'anima, pensiamo, sia da tutt'altra parte, o nella peggiore delle ipotesi, mai esistita, o anche semplicemente dissolta ormai. Fatto sta che questa persona, probabilmente, potrebbe anche essere il contrario, che qualcuno abbia cercato di attirare la sua attenzione, di richiamare la sua parte umana e lei non abbia risposto, ma è molto più plausibile che effettivamente questa donna abbia allestito, quest'uomo, fate voi, un contesto aperto e in attesa di qualcosa, di qualcuno che però non è mai giunto. D'altronde, questo qualcosa, questo qualcuno potrebbe dire benissimo, vabbè, ma che vuoi? Sono un corpo morto, sto nel cimitero, non è che posso risorgere solo perché tu credi nell'immortalità, nell'anima o nella resurrezione.
E quindi qui abbiamo due personaggi, tra cui questo forte re di bastoni, molto concreto, pragmatico, molto pratico, e questa sbrufoncella che se la ride. E tutte e due fermi sulla loro posizione, nella loro posizione. E questo re saggio e molto diffidente della donna che ha dinanzi, cerca semplicemente di far capire che lui crede solo a ciò che vede, come cita la canzone di Guccini. Don Chisciotte, Sancho, crede solo in ciò che vede e che ha fame, quindi poi alla fine risponde alla necessità di salvare il suo corpo, per l'appunto la materia. Quindi abbiamo due elementi, due persone, due entità o due situazioni, una parte più vicina a ciò che potrebbe avere a che fare con i sentimenti, con l'aspetto anche folle, astratto della vita o anche sbagliato. Illogico, irrazionale, è una parte un po' più concreta. Ecco, abbiamo due parti in gioco. Cosa ci vogliono dire le carte di questi due personaggi? Che bello, c'è anche il mio dedalo. Allora, questo personaggio che si avvicina a questo re di bastoni, o comunque questo personaggio legato molto più all'aspetto pratico della vita, che si avvicina in punta di piedi cavalcando questo coniglietto bianco, quindi saltella, ergo persona che c'è, non c'è a momenti, facendo dei grandi balzi. Ora, per questa persona fare questi balzi, essendo poi la sua condizione, è cosa del tutto naturale. Vorrebbe dire, io saltello, ma non è che salto delle parti, cioè quello che io sono, quello che io faccio, quello che io comunico nel momento in cui poggiamo tutte e due le zampette a terra è quello che effettivamente è. Probabilmente questa persona invece cerca di comprendere il lasso di tempo che passa tra un saltello e l'altro, convinta che anche quel lasso di tempo, il vuoto che lascia il gesto del saltare, possa in un qualche modo tradursi in un senso, in un significato. E probabilmente così non è. C'è anche una terza persona, il prestito, restituire quello che si è avuto in prestito. Cosa potrebbe essere che questi due personaggi hanno scambiato tra di loro? Probabilmente qualcuno ha investito in qualcosa che l'altro non ha mai preso in considerazione. Quindi adesso che interessi vuoi? Tu hai pensato di investire e qui nessuno ha mai ritirato i tuoi denari e nessuno li ha mai investiti. Quindi il più grande fraintendimento nasce proprio da questo. Aspettative e attese, per l'appunto, che non possono essere disattese, perché in realtà non hanno nessuna reale premessa, ma solo una supposizione. Quindi questo qualcosa che è stato investito, che tutt'al più può tornare indietro, pari pari a come era all'inizio, quindi non ha portato frutto, non ha portato evoluzione, non ha portato nulla di diverso da quello che è sempre stato, tutt'al più viene ritrovato così com'è, anzi, già fortuna che non sia stato dilapidato. Ergo, due situazioni completamente differenti tra due personaggi che tra l'altro non riusciamo a comprendere come siano legati tra di loro, forse lo capirete voi. Una situazione un po' vagamente ferma, ma che tenta di affermare le verità di entrambi, che sono inconciliabili in quanto in realtà non hanno nessun punto di incontro, cioè non è assolutamente un conflitto, non c'è proprio il punto di incontro. No, anche perché se effettivamente questo incontro c'è stato, questo trovarsi e ritrovarsi anche in passato era semplicemente per attimi di condivisione fini a se stessi. Un po' come quando vai al bar e ti capita effettivamente di salutare tutti i giorni la stessa persona che tu incontri, diventa una parte della tua vita, ma effettivamente se ci pensi non c'è nulla che per te quella persona possa avere un ruolo importante semplicemente perché tu l'hai collocata in un momento importante della tua giornata o perché per te è importante come tutti gli altri elementi del contesto in cui ti trovi a vivere, nemmeno né più di cose molto più quotidiane o molto più familiari, è semplicemente frutto di un ragionamento, ma non è assolutamente avvalorato da nulla all'esterno, se non dalla casualità che poi è diventata abitudine e reiterazione di un gesto
simile a se stesso, e il fatto di ritrovarsi non ha alcuna, diciamo, premessa di volontà, accade e basta. Trovarsi e ritrovarsi solo perché la vita ha fatto sì che questi due individui avessero un punto per l'appunto, scusatemi il gioco di parole, di incontro. Quindi cosa abbiamo? Una situazione bloccata, un'impossibilità di andare avanti, allo stesso tempo l'occasione per vedere da un punto di vista completamente differente una situazione fino ad ora interpretata in un unico modo, in un modo poi anche piuttosto condizionante, ecco. Riuscire a rendersi conto che l'andata può prevedere il ritorno e che la strada non va solo in una direzione è fondamentale perché si possono probabilmente reinterpretare le cause e gli effetti senza correre il rischio di confondere queste ultime e senza correre il rischio appunto di rimanere fermi in attesa di qualcosa che non può arrivare perché è un qualcosa che non ha nessun motivo, cioè non c'è nessun appuntamento, quindi non è un ritardo, è un nulla, ma fino a quando la persona che aspetta non mette a fuoco questa cosa rimarrà in una posizione scomoda e né potrà dare la colpa a nessun altro se non a se stessa di non aver fatto il tentativo di mettersi in una posizione migliore. Quindi l'appeso sta forse rendendosi conto e forse sta comprendendo anche il linguaggio dell'altra parte, abbandonando un pochino la sua, il suo essere ideologico o ideologica per diventare un po' più pragmatica, un po' più concreta. Probabilmente. A cosa porterà tutto ciò, questo cambiamento, questo eventuale possibile cambiamento? L'ispirazione, qualcosa che all'improvviso giunge a chiarire ciò che intuito era stato però compreso in maniera completamente errata, perché filtrato dal limite dei propri occhi, provare a indossare gli occhi altrui e conoscerne, comprenderne le motivazioni. E anche la forza del proprio fare, del proprio argomentare e delle cesellature, dei particolari. Nulla al caso. Solo che i particolari messi in ombra dalla reazione iniziale non erano stati visti. Quindi questa persona sta cercando di comprendere, al di là del primo impatto, anche le motivazioni dell'altro. Abbandonando il proprio linguaggio per non compiere errori di traduzione, adotta il linguaggio altrui e allo stesso modo, provando ad utilizzare come strumento il linguaggio altrui, prova a vedere cosa c'è al di là della superficie. E probabilmente al di là della superficie troverà solo lo stesso materiale mostrato dalla superficie, una ricerca che non riporta, che non porta assolutamente a nulla. La gioia del vivere il momento presente, con leggerezza e senza alcuna finalità alcuna del presente stesso. Ecco perché la ricerca di questa persona non può approdare a nulla, perché si ostina a voler trovare un qualcosa che non esiste, perché nel momento stesso in cui si dà, sfiorisce. Non puoi bloccare il presente, non lo puoi in fondo neppure prevedere più di tanto, perché nel mentre tu pensi al presente, tu stai semplicemente impiegando quest'ultimo nel pensare e ti sfugge costantemente di mano. Quanto è bella giovinezza che si fugge tutta via, bisognerebbe solamente vivere lieti, felici, leggeri e non alimentare assolutamente pensieri inutili che ci costringono a vicoli ciechi. Di conseguenza, il messaggio di oggi, così strano, ci parla di un'evoluzione nel personaggio iniziale, che passando attraverso l'incontro anche con la realtà, alla fine dà un taglio. O accetta la possibilità di accogliere questo taglio. Il taglio che cosa? La concordia arriva solo dal taglio, dall'allontanare i punti in conflitto. Beh, comunque la risoluzione è molto positiva, abbiamo il sole, quindi aver fatto chiarezza nonostante tutto, essersi resi conto che questa chiarezza fa male, può bruciare, può ustionare, e l'unico modo c'è che c'è per potersi proteggere da questo chiarimento che fa più male che bene è cercare di mettere un filtro, di attutire il colpo. Ma non lo so. Credo che questa stesura non la cancellerò solo perché in fondo non so di cosa possa parlare a chi. Quindi
Quindi chi è riuscito ad ascoltarla con tutto questo rumore, veramente merita un plauso. Per me è stato molto difficile, lo ammetto, non ingarbugliarmi più del solito. Quindi per chiunque abbia avuto la pazienza, anzi a chiunque abbia avuto la pazienza, il mio grazie, un abbraccio.